benvenuti a tutti i videospettatori del canale della pesca sportiva. Oggi ci troviamo nella città più bella del mondo, nonché la mia città, Roma, che nel prossimo agosto ospiterà i mondiali dei diversamente abili e master. Allora Massimo Ardenti, il sogno diventa realtà, finalmente i mondiali qui a Roma, qui nella capitale, qui sul Tevere romano. È una bella soddisfazione o no? Ma sicuramente, certo, da padroni di casa che ospitiamo tutte le nazionali abbiamo anche il gravoso compito di ben figurare. Fiume qui, pesca bellissima, interessante, sicuramente un po' avara e altrettanto ostica, il fondale è pieno di attacchi, è una pesca molto insolita. Speriamo di metterci in pesca, abbiamo ancora domani, abbiamo il 12 e il 13 e poi avremo le prove ufficiali dopo la riapertura del campo gara. Per anni questo posto è stato fermo dall'attività agonistica, solo negli ultimi 2 anni è stata aperta a competizioni provinciali. Potrà causare problema questo fatto? Ma il sogno di avere un campo di gara per la Federazione Romana a Roma chiaramente è percorribile in gran parte sul fiume Tevere. Questo è un tratto sicuramente tra i più idonei, col fatto che non ha la pista ciclabile, nonostante che poi vedo che se ne sono accorti in pochi, ed è possibile anche transitarlo parzialmente con le vetture per scaricare i materiali o per ospitare magari persone con disabilità. È sicuramente uno dei tratti più idoneo. La pescosità è un po' scarna, però il sogno di avere un tratto in città è un sogno importante, e soprattutto sono convinto che pescando, buttando pastura e tutto quanto, il pesce si accorgerà che vale la pena stare da queste parti, quindi probabilmente la popolazione ittica aumenterà. Quanto è stato difficile convincere la Federazione Internazionale a far disputare questo campionato del mondo qui? No, forse è più difficile per me come tecnico ad accettare questa sfida. Per la Federazione Nazionale e Internazionale, un campionato del mondo a Roma, consideriamo che probabilmente c'è la premiazione allo Stadio dei Marmi, e la presentazione delle nazionali alla Quirinale, la cena di gala al Cucurucù, cioè voglio dire, Roma ha una storia immensa, quindi è un motivo in più per le altre nazioni approfittare di questo mondiale e venire a visitare la città che è unica al mondo, quindi i problemi sono miei come tecnico. Certo, a livello organizzativo Roma è una città molto burocratica, quindi permessi, licenze, il buon Guido della Croce e tutta la Federazione Nazionale stanno erogando uno sforzo importante, però sembra che vada tutto a buon fine. Perfetto, grazie per questa breve intervista. Ciao Stefano, grazie a te.